Ciao a tutti, come va? Ben ritrovati sul mio canale. Oggi video unboxing in collaborazione con Bitpark. Qui ci sono tutti i materiali, piano piano pesco e ve li mostro tutti. Allora, vediamo. Ecco, ho pescato bene. Iniziamo con questi chiodini in acciaio con pallina. La loro misura è di 40 mm, ovviamente il codice è lo stesso e ci sono 20 pezzi per bustina. Non c'è bisogno che ogni volta vi dica qual è il codice, ormai credo lo sappiate. Poi vediamo un po': ci sono questi cipollotti 6x8 mm, erano contenuti tutti in un filo, sono sempre contenuti in un filo, ma io poi li sciolgo per il progetto. E altri cipollotti 6x8 mm, eccoli qua. Questi grigi e poi questi che sono un rosa shocking. Io pensavo fosse un rosa più tenue, più chiaro, invece no. Eccoli qua. Poi ci sono queste goccine d'acqua dolce, molto belle. Sono sul grigio. Poi vediamo, ci sono gli altri cipollottini 4x3 mm. Questa bustina contiene un mix di cipollotti, mix di colori ed è molto utile almeno per quanto mi riguarda. Poi ci sono i sacchetti, questi qua 10x12 mm, sono in organza, sono 10 pezzi. E poi ci sono anche questi altri sacchetti più grandi 10x15 mm, che sono sempre 10 pezzi, fanno sempre comodo. Poi c'è il cavetto in acciaio da 0,45 mm. Io l'ho utilizzato molto per gli strap-on, mi sono trovata benissimo. Poi ci sono le clip in acciaio da 12 mm, sono anche molto leggere. Ho provato a fare degli orecchini, e sono davvero leggerissime all'orecchio e sono 10 pezzi. Poi vediamo cos'altro pesco ancora. Ecco, queste lettere in acciaio. Sono un set, comprendono tutte le lettere dell'alfabeto. Sono della dimensione giusta. E poi ho preso anche le lettere in acrilico. Eccole qui, sono 200 pezzi, soltanto che io credevo che lo sfondo fosse bianco, perché dalla foto sembrava così, invece è trasparente. Però anche queste sono belle, ce ne sono una marea. Poi ci sono questi bellissimi perni, sono lunghi in acciaio. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata al progetto che ha realizzato Valeria Creazioni, molto bello, li ha valorizzati. Sono tutti con la farfallina. E ce ne sono 3 paia. Poi, infine c'è questa box che contiene anellini in acciaio di varie dimensioni. Quindi io vi ho mostrato tutto. Ovviamente poi ci saranno i video tutorial, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E non mi resta che salutarvi e dirvi al prossimo video. Ciao a tutti!